Sono veramente contenta di invitare qui sul palco con me Aurora Zancanaro, una persona splendida. Quest'anno faremo un qualcosa a tre, direi. Non in maniera goliardica, ma benvenuta. Grazie. Anche a te. Quindi la magia della natura e dell'amore. Cosa fa scaturire? La pagnotta la facciamo anche fuori, non vi preoccupate, nel senso che non aspettiamo qui 9 mesi per vederla sfornare, ma servirà molto meno tempo. Quindi a te la parola, carissima. Grazie. Benvenuta. Grazie mille. Salve a tutti e a tutte. Questa sera io volevo fare insieme a voi una focaccia. Di solito io parlo sempre di lievito madre, ma visto che abbiamo già fatto dei corsi insieme anche con Macrolibrarsi, abbiamo visto che ci sono delle alternative molto consapevoli anche nell'utilizzo di lievito di birra, visto che nel weekend diventiamo tutti un po' più pigroni e quindi magari non c'è voglia di avere il lievito madre, facciamo una focaccia con una biga di lievito di birra che si incastra proprio perfettamente con pochi passaggi con proprio il tempo libero del weekend. Quindi una focaccia che si inizia il sabato sera in 5 minuti per averla la domenica sera senza poi doverci pensare troppo. Ci sono un po' di passaggi da fare e il forno è già caldo. Visto che qui le temperature sono alquanto gradevoli. L'impasto diciamo che è ben contento di essere qui, quindi inizierei a infornarlo in modo tale da non andare avanti troppo con la lievitazione e poi nel frattempo facciamo tutti i passaggi sia della preparazione degli ingredienti che proprio dell'impasto stesso. Allora, è un impasto che ha una parte di semola di grano duro, o va benissimo anche una farina di grano tenero, e una parte invece di chicchi macinati al momento con questo mulino qui, che ovviamente è in vendita anche da Macro. Sì. E, quella della in Como, modo tale da avere una selezione in partenza dei grani che si vogliono usare, avere una farina integrale macinata fresca che quindi dà più sapore, più struttura e più gusto all'impasto stesso e quindi ci si diverte un po' di più anche macinando al momento la farina che ci serve, i chicchi che ci servono per fare la farina. Allora, è bello lavorare in piccolo. No, infatti tra l'altro invito il pubblico, magari adesso avevi già fatto la preparazione, sì, però una cosa no, che mi ricordo inizio. Di Aurora è... Ne abbiamo due. Oltre alla cottura. È giovanissima, ma le sue mani è come se lavorassero da 100 anni, nel senso che ha una manualità, una delicatezza, ma una forza anche nel gestire questi tipi di impasti, che è qualcosa di, non lo so... oltre a essere meraviglioso è incantevole in tutti i sensi, nel senso che tu non riesci a staccare gli occhi di dosso. No. Tra l'altro Aurora, prima mi ero dimenticata di citare, è giovanissima, è una ragazzina, quasi come me tipo. Quasi. Quasi. Però è già un'imprenditrice, sei partita con una piccola realtà che è veramente un bonbon nel cuore di Milano, via Ausonio, me lo ricordo sì. Ancora. Tra l'altro vicinissimo alla fermata della metro, quindi se vi capita di andare a Milano io ve lo suggerisco, un micro panificio chiamato Le Polveri. Poi diciamo che il lievito forse ha preso un po' il sopravvento in questa cosa, quindi ha fatto lievitare Le Polveri in un secondo Le Polveri che è in Vespri. Un panificio diurno. Esatto, un panificio diurno dove in realtà non c'è solo il pane da vendita ma ci sono anche proprio tutte le preparazioni, c'è la possibilità di mangiare a pranzo eccetera. C'è la caffetteria, le colazioni. Il tocco del maestro, che è anche tra l'altro suo marito, che potete trovare su Instagram al nome di Mezza Tazza, che ogni tanto ti fa dei caffè che sono fenomenali. Ed è lì che se la ride. Vorrei un caffè. E lui dice, ma sì, quale? Io, ma in che senso? Cioè, sulle 9 di mattina non mi puoi mettere in crisi in questo modo. Vorrei un caffè normale. E invece io vi invito proprio ad andarli a trovare perché si respira un'aria che è meravigliosa. Poi vabbè, il lievito di birra ha preso di nuovo il sopravvento e... Vabbè, e qua cresce tutto. Si è allargata la famiglia. Quest'anno cresce tutto. Allora, io intanto ho infornato la focaccia proprio perché così almeno assaggiamo qualcosa con la tranquillità che l'impasto sia
a buon punto. L'ho infornata proprio solo liscia, solo con un goccio d'olio sopra, perché poi, visto che comunque il forno di casa ovviamente è un po' diverso dal forno professionale, la passata di pomodoro ed eventuali altri ingredienti li mettiamo a metà cottura, in modo tale comunque da dare all'impasto il tempo necessario di asciugarsi all'interno e non rimanere magari un po' impaccato o umido al centro. Non so se vi è capitato a volte provando, proprio perché l'umidità del pomodoro e i forni di casa che non sono così potenti non vanno d'accordo e quindi creano una focaccia che di solito ha il bordone altissimo e poi piano piano verso il centro si affossa perché non riesce a far fuoriuscire tutta l'umidità. Allora si fa una prima fase di cottura liscia, solo con un po' d'olio, e poi si aggiungono tutti gli ingredienti che possono appesantire o inumidire troppo l'impasto dall'inizio. Iniziamo a fare l'impasto. Tanto la nostra passata è pronta. No, sgoccioliamo le olive. Quindi regia, focalizzatevi sulle mani perché è uno spettacolo da non perdere. Adesso ti ho pompato, magari ti impappini. No, infatti, che brutto. Tanto Gianni se la ride. No, Gianni accarezza l'Alda. Gianni accarezza Alda. Io poi lasciamo l'acqua qui, così le recuperiamo se sono troppe. Basilico c'è, lo portiamo di qua. L'origano me l'ero preparata, è qui anche lui. Facciamo due cipolle. Tra l'altro non è tutta esperienza, ovviamente l'esperienza è una parte principale, ma c'è anche tanto studio dietro, perché Aurora nasce chimica, quindi tutto quello che parte dalla fermentazione, tu dici vabbè ma sì, fermentazione, levitazione, bla bla bla, no, questa si è studiata tutto processo per processo prima sì. Di realizzare la focaccia perfetta. E sono anche un po' indietro ultimamente, diciamo che vorrei studiare ancora un po', però vabbè. Giornate hanno solo 24 ore, esatto. Non si possono fare i miracoli. Dovremmo fare un monumento con scritto questa cosa, oltre a quello non salviamo vite, almeno non noi, no. Altre cose fanno giornate, esatto. Di 24 ore. Esatto. Allora, le cipolle, che a me piacciono molto sulla focaccia, ma a volte risultano un po' indigeste, del motivo per cui non si utilizzano, in realtà ci sono due stratagemmi che a me piacciono molto per renderle più digeribili e anche più gustose. Insegnano anche un po' in Liguria come vengono la focaccia ligure con la cipolla, si beve a colazione col cappuccino, certo, quindi pranzo, cena, merenda, sempre. Sì, ma proprio brutalmente penso che sia anche dentro gli ospedali, cioè quando sì. Ti danno la dieta per stare non dentro un ospedale ricoverato, c'è la focaccia ligure, no? Non puoi stare senza focaccia alle cipolle, quindi alla fine se si sanno preparare un po' in maniera accorta sono molto gustose. In realtà questa cipolla è freschissima, non si vuole pelare, in realtà fanno molto 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 bene. Le cipolle rosse a me piacciono molto messe in aceto, lasciate marinare un giorno sarebbe meglio ovviamente, e poi scolate e messe direttamente a crudo o pelà dentro la sopra la focaccia in mezzo al pomodoro, in modo tale da dare quel gusto un po' fresco, e ci sta bene tanto l'origano. E oggi lo facciamo con l'acidulato di umeboshi, che quindi è ancora più dolce rispetto all'aceto di vino e quindi lascia poi le cipolle veramente con un buon sapore e anche l'alito. Quanti di voi usano l'acidulato di umeboshi? L'avete mai usato? Ah, bravi! Io che mi stupisco sempre, ma voilà. Quindi adesso guardate bene, che così potete sperimentarlo anche non ma solo con il guzzu, ma anche con la focaccia ligure e le cipolle soprattutto. Sì. Voilà. Invece le bianche, le dorate, che comunque sono già più dolci d'oro, alla fine quelle si possono, approfittando del forno già acceso, cuocere nel forno, però usando il cartoccio di carta forno. In modo tale che rimangano, forse dovevamo togliere il coperchietto, vabbè, ci mettiamo un po' di più. In modo tale da, col cartoccio di verdure, lasciarle belle umide e dolci, anziché, cioè la cipolla poi diventa indigesta quando viene comunque bruciata un po' dalla cottura. Invece è così, abbiamo il forno già caldo per la nostra focaccia, ne approfittiamo, mettiamo un goccino d'acqua anche, voilà, ne approfittiamo per cuocere anche le cipolle e poi abbiamo fatto.
Questa è una marinatura semplice, si possono mettere anche delle spezie, tipo il cumino se si vuole un po' più ancora di digeribilità, finocchietto, tutto quello che si vuole, in modo tale da avere già delle cipolle che diventano ancora più digeribili. In Sardegna lo fanno per condirci l'aragosta, però non con l'acidulato di umeboshi. Ok, e queste noi le lasciamo qua per dopo. Quindi praticamente, esatto, non riesce adesso per il quantitativo che ha fatto ora Aurora, è giusto un po' il fondo con un'aggiuntina d'acqua, però non è da coprire l'intera ogni tanto cipolla. Si mescolano, però diciamo che l'aceto già in presenza così è alquanto rilevante, insomma, fa la sua. Opelà. Così poi la prima parte di cottura l'abbiamo fatta e possiamo usare gli ingredienti. Se fra 5 minuti mi vedete piangere... Ma sai che non sta succedendo? Anch'io pensavo. Io comincio a sentire un po' un pizzicorino, poi non lo so, sono... è perché ti ho qui vicino e non ti vedevo da un anno, è per quello. Meno di un anno, dai. Ma insomma. No, c'eravamo lì, no? No, non ero salita a Milano ancora quest'anno. C'è stato un po' un intramezzo poco piacevole a maggio. Poco. Piccolo. Piccolo, che nessuno si ricorderà mai. Vabbè, ma siamo qui che ne parliamo, quindi va bene comunque, no? Ma infatti... Ok, allora, questa cipollona invece, voilà, la condiamo con abbondante olio e sale. Olè. E bagniamo un foglio o due di carta forno, in base alla quantità. Ah no, questi sono illimitati. Via. Comodo il giusto. Cubì. Comodissimo, però vabbè. Per le non è per le persone alte. Perché lei sta lì. Però alleni il quadricipite femorale. Ma sì. E prepariamo il nostro cartoccio. Massaggiamo, le cipolle più si massaggiano più sono saporite. Ecco, esatto, massaggiare ma non croccare, nel senso non da rompere come se dovessimo fare dei fermentati, giusto? No. Non, in maniera non più proprio gentile. Esatto. Siamo noi? Non siamo noi. No. Olè. Ecco qua. Questo filetto, visto che è venuto via, lo togliamo e proprio chiudiamo, proprio come un cartoccino, là, così loro rimangono belle umide, pissa, in cottura. Cambio un attimo l'impostazione del forno onde evitare che si bruci, cipolle via, ciao guantini, e passiamo allora alla vera... alla protagonista. Esatto, alla focaccia. Sono passati, ve lo dico subito, 11 minuti da quando l'abbiamo infornata e se vedete, adesso vabbè io ho le mani un po' abituate al caldo, diciamo che è una precottura, è come se fosse già a metà cottura, che volendo si può anche lasciare così, brutta parola, congelarla una volta raffreddata e poi usarla le domeniche successive, così questa cosa si può fare una domenica ogni due. Ma infatti, ma comunque non è una brutta parola, nel senso che comunque noi siamo fan dell'antispreco, quindi se serve esatto. Anche ad ottimizzare e organizzare la cucina, perché no, insomma. Esatto, altrimenti da questo stadio in poi si può finalizzare la cottura, quindi andiamo a mettere tutti gli altri ingredienti che desideriamo, ovvio che scotta un po'. Poi a me piace tutto con le mani perché soprattutto il pomodoro è bello stenderlo con le mani, no? È molto diventa manuale. più vissuto. Dov'è? Qua. Poi ci mettiamo un po' di origano. Poi dopo una volta che è cotta mi rilasso, che così spieghiamo bene l'impasto, solo che buttarla via perché abbiamo incannato i tempi. Le temperature non mi va. Abbiamo fatto troppo terrorismo prima agli altri relatori sul timing e adesso
olio. Andiamo a raccattare le nostre olive. Ecco, qui hai usato delle olive. Allora, di che nere tipo? O verdi, l'importante ovviamente è che siano già denocciolate, a patto che non ci sia qualcuno che trova gioioso snocciolarle una a una e quindi si vuole... Quindi uno volendo può fare tutte verdi, tutte nere, oppure con un sì, mix. Sì, anche un misto, esatto. Noi le avevamo preparate tutte e due giusto perché insomma i gusti sulla parte delle olive direi che sono super super personali. A me piace di più soprattutto quando c'è la cipolla, la nera. Non chiedermi perché, però ecco. Comunque la verde solo nel martini. Ah? La verde solo nel martini. Quando adesso stand by il martini. Adesso birra analcolica. Eh sì. No, le verdi le vedo più dentro il pane, ad esempio, perché sono un po' più carnosette, no? Quindi tipo il pane con le olive, secondo me, è con le olive verdi. Non lo so. Ok. Bene. Poi ce n'è un'altra seconda, così le facciamo tutte e due e assaggiamo. No, questo qua. E via. Ottimo. Rimetto un po' di timer per evitare di bruciarla e parliamo dell'impasto. Allora, si suddivide in due fasi. La prima fase è la parte della biga. La biga in gergo tecnico è un pre-impasto ed è quella via di mezzo fra l'usare il lievito di birra in un impasto diretto che in due ore è in forno e dover usare il lievito madre che ovviamente richiede molto più tempo, attenzioni, cure e costanza. Quindi è quella, questo preimpasto comunque conferisce tutte le qualità che hanno gli impasti solo con il lievito madre, ma semplificando un po' la vita, soprattutto quando è un hobby e non un lavoro. La biga solitamente si fa con una parte di farina che poi sarà quella della ricetta e poi noi andremo ad aggiungere i chicchi. In gergo sempre si parla di percentuali d'acqua, ma oggi abbiamo i pesi, così diventa tutto più semplice con il mio bugiardino. Una parte di acqua molto poca, solitamente deve risultare una sorta di sbriciolatura. Aspetta che se mi fermo forse è meglio. Ecco, perfetto. Se no ci sgridano. Non deve risultare un vero impasto, deve sembrare proprio un po' un agglomerato di farina. Però adesso questa è alla fine della sua giornata, della sua vita. Quindi sta già lievitando, perché ovviamente dentro c'è un pizzichino di lievito di birra. Vi dico i pesi, in modo tale che questa cosa la capiamo. Quindi pronti con gli appunti? Sono 500 grammi, quindi mezzo chilo, di farina o semola. Io in questo caso ho preferito la semola perché dà alla focaccia quella crosticina croccante che secondo me è bello avere. Quindi 500 grammi di semola, 210 grammi di acqua, 210, e 2 grammi di lievito secco, se avete quello secco, oppure circa il doppio, quindi 4-5 grammi di lievito fresco a cubetto. Dopo noi la andiamo a fare come ultima cosa, tanto purtroppo non ci servirà, quindi lo facciamo per ultimo. Però queste sono le due alternative, quindi o 2 grammi di lievito secco o 5 grammi di lievito fresco. 210 grammi di acqua e mezzo chilo di farina o semola rimacinata. All'inizio sembrerà veramente come quando si impasta una frolla, proprio esatto. poco, si deve solo assorbire l'acqua. Ovviamente se avete il lievito secco è meglio mescolarlo prima alla farina, se invece c'è il lievito fresco è meglio sciogliere un po' dell'acqua, perché è proprio poco, così almeno siamo sicuri. Ma me ne accorgo se la lavoro troppo? Sì. Sì, perché sembra, cioè inizia a sembrare un impasto. Esatto, quindi si deve proprio mescolare, ma l'acqua è talmente poca che comunque non è che si riesca a fare molto di più. Io, perché comunque all'inizio sembra proprio veramente solo impastata, poi man mano che matura un po' comunque di qualcosa che si sta formando si vede, un po' di maglia glutinica, un po' di lievitazione, un po' di fermentazione. In queste ore, che saranno 18, quindi questa cosa è comoda da fare tipo il sabato sera prima di cena,
alle 6, 6 e mezza, 7, in modo tale poi da non pensarci più, metterla in un posto fresco della casa, sui 20 gradi, e ripensarci dopo pranzo domenica. Quindi è quella cosa che proprio per il weekend è il top. Esatto. Quindi in queste 18 ore diciamo che quel poco di lievito fa le sue fermentazioni, porta avanti tutta la struttura dell'impasto e ce lo rende poi simile a un lievito madre solido, diciamo. A questo adesso andiamo ad aggiungere la parte di chicchi macinati che faranno un po' di rumore adesso. Pazienza. Pazienza. Ok, allora per la parte invece di chicchi io ho scelto dei chicchi biologici italiani di grano tenero. Ovviamente macinando il chicco intero andremo ad avere una farina integrale, quindi diamo nel frattempo un sacco di fibra, un sacco di sapore e anche un gusto un po' dolce, rustico, che non è male. Questo macinino si può regolare la granulometria della farina da fine a grossa ed è una scelta personale come macinarla. A me, quando macino fresco, da aggiungere comunque solo una parte di farina ad un'altra, piace un po' più grossa, perché così poi si sente anche proprio la, anche in bocca comunque si sente il morso un po' più croccante. Quindi vado, siamo sicuri? Faccio rumore? No, non ti allontani perché c'è il coperchio, però. No, ho sentito di molto peggio. No, pensavo che tra qui e lì fosse. Ed è come proprio una granulometria un po' grossa, come se stessimo macinando del caffè. Però è già molto più saporito macinarlo al momento rispetto a comprare una farina. Ora dico già una bestemmia, tappati le orecchie. È un po' la consistenza del pan grattato, fondamentalmente. Brava, sì. Grazie. Prego. Pan grattato grosso. Molto grosso, sì, sì. No, cosa ho fatto? Ok. Bene. Quindi noi alle 6 di sabato sera iniziamo a preparare la biga. Mangiamo la cena del sabato, pranziamo la domenica e poi ricominciamo a lavorare l'impasto. Forse mi sono dimenticato una ciotola, no, uso questa. No, te la prendo. No, 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 Giulia, Giulia. Ciotoliamo, ne ho usate troppe. E andiamo ad aggiungere la seconda parte della farina, quindi, cioè della ricetta. Quindi sono 150 grammi di chicchi macinati, che ovviamente nel caso in cui non ci sia il mulino, non ci sia la voglia, sono 150 grammi di farina integrale. Grazie. 245 grammi di acqua, 13 grammi di sale e 30 grammi di olio. Quindi in tutta la ricetta il lievito l'abbiamo messo solo all'inizio, solo con quella quantità lì, e poi tutto questo discorso di fare la biga notturna ovviamente dà la parte di lievitazione che necessita l'impasto, senza poi dover aggiungere altro lievito durante la giornata. Quindi comunque risulta tendenzialmente più digeribile. Assolutamente, sì sì sì, è quello lo scopo, comunque cercare di non perdere o investire troppo tempo nelle fermentazioni, quindi lasciare che un po' si arrangino, soprattutto quando noi dormiamo. Sono grandi ormai, ce la fanno da sole. Esatto, quindi anche soprattutto di notte e quant'altro, loro vanno avanti a fermentare, noi dormiamo, che mi sembra un bel balance. E poi invece usare alcuni momenti cruciali, quindi alla fine della biga eccetera eccetera, per, ok, siamo già a chili, per invece fare le parti attive, quindi aggiungere gli ingredienti, le cotture e quant'altro. Questo passaggio a mano è un po' rognosetto, perché la biga ovviamente stando ferma lì 18 ore ha preso la sua consistenza, quindi prima, anche tu vuoi essere impastata, prima è andiamo noi un po' da a... ieri. Eh? È con noi da ieri. Ah ok, allora è nostra tremenda amica. Andiamo un po' prima a sciogliere la biga. In questa fase non è importante ovviamente creare maglia glutini in H né niente, perché dobbiamo idratare, quindi non stiamo lì a impastare tecnicamente. E man mano andiamo ad aggiungere un po' della nostra parte di chicchi appena macinati. Ciao.
No. No, dai, è nostra amica. Non ma infatti, sarà attratta dal profumo. Sai, no, le mosche comunque sui lieviti ci stanno bene, il vino, la birra, quindi probabilmente sente un po' di lieviti anche la cipolla. Qui. Cipolla. Anche il forno mi sa che ci siamo quasi. Sì. Oppela. Quindi andiamo ad aggiungere piano piano l'acqua che ci serve, perfetto, e la farina appena macinata. E poi solo alla fine aggiungiamo il sale e ancora dopo andremo ad aggiungere l'olio. Rifaccio il recap di prima e seconda parte. Allora, per la biga impastare quindi grossolanamente quel mezzo chilo di o semola o farina, 210 g di acqua e 2 g di lievito secco o 4-5 g di lievito fresco. Se non avete le bilancine di precisione, conviene non tarare la bilancia di nuovo a zero, ma pesarla se è lievito secco direttamente sopra il peso della farina, se è l'acqua direttamente dentro l'acqua, perché le bilance quando sono a zero sono meno sensibili. E quindi per arrivare piccolo, a 2 grammi nel frattempo trick, magari sono già 5. Esatto, quindi conviene non tararla e andare avanti. Ok, voilà. Così è bruttina da vedere, però ovviamente dopo ha le 3 ore di lievitazione e il suo lo fa. Ok. Aggiungo l'ultimo cininin di acqua. Mi mancava il cininin. Cininin. Ok. E lascio l'impasto ancora così grezzo, un po' umido, in modo tale da far aggiungere anche il sale all'impasto e farlo sciogliere subito senza star lì a diventare opelà, troppo disomogeneo. Tanto 13 grammi lì, vedi che le bilance pesano strambo quando sono a zero. Opelà. Se avete ovviamente un'impastatrice di quelle piccoline a casa, come varie marche fanno, ovviamente si può fare tutto lì. Occhio che è un impasto comunque abbastanza idratato e c'è il rischio che si surriscaldi tanto in tutta questa fase di impasto. Quindi magari è meglio alternare un po' a mano e un po' invece con l'impastatrice. Te proprio la odi. Sì, non ce la faccio. Non voglio uccidere. Ecco, questo fornetto diciamo che ha cotto alquanto sotto e un po' meno sopra, però è lei. Vuoi una mano? No, ce ne ho due. Le cipolle invece, le bianche, le lasciamo ancora. Adesso questa poi la togliamo da lì e inforniamo la seconda, visto che il forno è caldo, così tutti assaggiamo. Olè. Se ci sono cose che io non ho ancora spiegato, che a te vengono in mente. Ci sono cose che non avete capito dei passaggi, io chiedo a loro. Io ci sono. Se ci sono delle domande, allora vengo lì da voi, stia lì. Ah, fai la valletta? Faccio proprio la valletta, ho il servizio completo, se volete anche un caffè ve lo porto. Arrivo, Nel frattempo una... Ah no, scusa. Il programma fino a sabato sera è tutto chiaro. Preparo, sabato sera vado a fare l'aperitivo, sono a cena, bevo il bicchiere di vino. Boh. Esatto. La domenica che sono ancora un po' intorpidito dal vino, un po' intontito. No, colazione tranquilla e pranzo tranquillo. Però ci servono i passaggi, gli ingredienti, esatto, della domenica. Questo è quello che viene fatto domenica dopo pranzo, quindi verso, non lo so, le 2 più o meno. Allora si completa la ricetta con l'aggiunta della seconda parte di
di farina, il sale, l'acqua e l'olio. Poi, quando l'impasto, come questo che stiamo finendo adesso, in 5 minuti sarà, si chiama incordato in gergo, comunque insomma sarà più liscio, più omogeneo e quant'altro, allora a quel punto significa che dobbiamo aspettare, in base alla temperatura, 3-4 ore e poi possiamo andare a infornarla direttamente nel pomeriggio per la cena. Quindi diciamo che i momenti sono prima della cena il sabato e dopo il pranzo della domenica, per avere sì, però, con questo sbatti qui. Hai detto una cosa molto giusta, perché poi dipende molto dal clima, cioè vabbè, estate, inverno, autunno, primavera, vabbè, non esistono neanche più le mezze stagioni, quindi ok. Però appunto bisogna stare molto attenti, perché con una temperatura più alta la fermentazione e la lievitazione partono prima, quindi i tempi si accorciano nettamente. Esatto. Vedi che ti ascolto. Brava. Ho imparato tanto. Brava. Mentre quando sarà nel periodo più invernale, o comunque quando è un pochino più fresco, magari richiede qualche tempo. Esatto, in prima. Quindi magari si inizia un'oretta prima e non via. C'è lo standard neanche qui, ecco. No. Bisogna vedere un attimo tutte le varianti. Arrivo, signora, mi è piaciuta questa alzata, adesso arrivo. Le quantità della seconda fase. Certo, adesso dobbiamo trovare. Dopo comunque sarà, io lo ripeto all'infinito, però ci sta, magari siete appena arrivati. Verrà tutto registrato, è tutto registrato, infatti c'è quella bella telecamerina che salutiamo adesso, quindi la me del passato saluta la me del futuro e anche l'aurora del futuro, e quindi sarà tutto ripetuto passo passo, quindi è anche più facile vedere la ricetta, però intanto che siamo qui ma no, ma la ripetiamo. Noi, io vorrei infornare anche l'altra, così tu fai quello che vuoi, mi diverto a farne un po' e poi ce n'è di più da assaggiare, anche se questa sotto sia un po' cotta troppo, ma l'assaggiamo lo stesso. Noi abbiamo fame lo stesso, ce lo mangiamo anche se non è accendo brecendo. Ma no, infatti. Allora, per la seconda parte, quindi la parte diciamo che va aggiunta alla biga già fatta, dobbiamo usare 150 grammi di o chicchi da macinare o di farina integrale, a cui andremo ad aggiungere 200, tutta la biga, 245 grammi di acqua, 13 di sale e circa 30 di olio. Perché, cioè nel senso anche l'olio si può mettere di più, per averla più intensa, è che per avere un giusto equilibrio fra la digeribilità dell'impasto, poi dopo se andiamo a farla estremamente unta, rischiamo che non sia digeribile per... Ah, giusto, l'olio qui mi manca. Al lavoro, il giorno dopo ci maledicono. Ecco. Esatto, quindi diciamo che... Opelà. Buono. Come un lenzuolino. E tu la fai facile. Sì, è facile. Io quando sono a casa e provo a fare queste cose, tipo ho un mattone che se lo tiro contro il muro probabilmente me lo sfonda. Opelà. Però ecco, abbiamo visto l'evoluzione proprio di questa focaccia in tutti gli step. Sì, quindi di nuovo la inforniamo a diciamo liscia, senza altri ingredienti sopra, in modo tale che, allora la mettiamo un po' più su rispetto a prima, in modo tale che tac tac, perfetto, in modo tale che poi riusciamo a farcirla in un secondo momento. Mi sono dimenticata l'olio in tutte queste chiacchiere da aggiungere all'impasto, eh? Non mea culpa. Quindi come facciamo senza olio? Ecco, ora. L'olio non dobbiamo essere parsimoniosi. No, ma tra l'altro questo è poco, per una focaccia. Bene. Cioè, in Liguria... Per me puoi usare. In Liguria... Ah beh, spingono. Ci fanno il bagno. Sì, poi vedete, io... quando abbiamo fatto il corso con i panaroni, con i saponi, con l'olio di oliva, ecco, in Liguria il 90% di un sapone è fatto da olio di oliva. Esatto, tra l'altro sì, olio extravergine d'oliva, perché ovviamente una focaccia così con un olio di semi e quant'altro, buona, però il gusto proprio... Ecco, tipo in questi casi qui magari c'è chi è particolarmente amante dell'olio, cioè diciamo che andiamo proprio di fino adesso, qui abbiamo usato dell'extravergine di oliva italiano. Sì. Se uno volesse tipo usare, ci sono quelli un pochino più delicati, oppure se vuoi un gusto più spinto, un pugliese, eccetera, è ovvio che adesso siamo in Liguria, ma se uno volesse fare un,
un olio bello deciso, se usasse un olio pugliese, in questo caso ne dovrebbe magari forse usare un filino meno. Velo meno, o magari usarlo solo per la parte di condimento. Perché andrebbe sopra a coprire troppo il sapore. Esatto. E quindi l'impasto lasciarlo un po' più neutro. E poi magari abbondare nel condimento sopra, quindi tenerlo un po' più a crudo e quindi avere quel sta girando anche la ricetta, tenere quel vantaggio di gusto anche poi sul fatto che non sia cotto troppo l'olio. Sì. Eccoci qua. Ovviamente nel caso in cui non ci sia una passata così densa, già pronta, è meglio addensarla un po' prima facendola cuocere, quindi magari aromatizzandola anche col basilico o con altri aromi all'interno. E nel caso invece di pelati ci sono due alternative, quindi o lasciarla diciamo bianca e mettere i filetti di pelato interi, oppure come sto facendo io con l'impasto, schiacciare tutto e fare un pomodoro salsato che però non è così uniforme, quindi anche lì dipende dai gusti e da quello che si vuole ottenere, non è che ci sia proprio il canone. Una regola, certo. Esatto, cioè si deve anche un po' voler sperimentare, insomma. Però vedi com'è bella la cipolla nell'aceto? Stupenda. Ma adesso stai facendo quelle che sono le famose pieghe. Queste sono le famose pieghe perché comunque l'olio da incorporare a mano è un po' più... Quando, vabbè, tu lo capisci quando ti devi fermare, ma per noi neofiti, quando capiamo che siamo a posto con le pieghe? Allora, questa prima fase si può esagerare un po' con le pieghe, quindi non succede niente se se ne fanno un po' di più. E essenzialmente sono tre i sensi coinvolti. Uno è la vista. Quindi man mano che si vede l'impasto che diventa più liscio, che diventa più omogeneo, che diventa più estensibile, quindi io lo riesco a tirare bene fra le dita prima di romperlo, ad esempio. L'udito, che vabbè adesso è un po' coperto, ma sì. Si sente il rumore di come cambia a contatto con le pareti. Sempre la vista, come si stacca bene dalle pareti, man mano che l'impasto è incordato, più si stacca volentieri dalle pareti e rimane coeso, cioè adesso si riesce a prendere tranquillamente in mano, prima invece erano tutti pezzettini, e poi il tatto, quindi sotto la mano si riesce a sentire che diventa liscio, ovviamente tutto il sale, tutto l'olio quindi sono si omogenei. Anche meno. Sì, esatto. Io lavoro poi sempre una mano pulita e una mano sporca, perché nel frattempo magari ci sono altre cose da fare, quindi uso sempre una mano, io dico per fare la zucca, per fare questo movimento qui, quindi giro man mano la ciotola e porto l'impasto da sotto esterno a sopra al centro, e l'altra gira e basta, in modo tale che c'è il gatto che sta facendo qualcosa sopra la cucina, ne sai qualcosa. O insomma, leggera. Suona il campanello, devo aprire il forno e quant'altro. Ho una mano che mangia, Iban, anche lei, Alda, che si mangia. Poteva dare un 5 e dire ehi. Esatto, e quindi almeno c'è una mano pronta a fare delle altre cose. Olè. Invece a casa mia di solito il gatto è pieno di farina, perché io sono una zozzona, quindi la poverina me la vedo puà in giro per casa. Bene, qui l'impasto è quasi pronto. Ovviamente all'inizio gli impasti sembrano sempre più brutti, poi tra un po' gli andiamo a fare delle altre pieghe e si riprende con calma. Poi questa in particolare è semola e integrale macinata fresca, quindi non risulterà mai liscio al primo colpo. Avrà bisogno ovviamente di un po' di tempo in più. Però abbiamo queste 3-4 ore di lievitazione, anzi fermentazione, che le due parole sono diverse, e quindi sicuramente poi nel corso di queste ore migliora e si alliscia. Anche in questo caso cosa lo facciamo? Lo copriamo con un panno? Cosa lo facciamo? Sì, oltre a dimenticarselo, a non guardarlo, perché se lo guardi non lievita, non fermenta. No, quello mai, bisogna dimenticarselo, altrimenti è il rischio che poi si imbarazzano con l'ansia di doverlo toccare sempre, si rovina perché si tocca troppo. No, conviene coprirlo con un canovaccio, anche lì dipende dalla stagione. Ovviamente se è estate e fa molto caldo, coprirlo con un canovaccio
lo scalda ancora di più. Okay. Quindi magari ci mettiamo solo un coperchio, comunque cerchiamo anche lì, è stato inverno, di capire come coprirlo. In inverno magari ci mettiamo due canovacci belli, belli stretti, in modo tale che ci sia una temperatura un po' più alta. E lo mettiamo un po' più al caldo, insomma, e bisogna un po' giocare di ingegneria termica quando si fanno gli impasti, soprattutto quelli con poco lievito, perché ovviamente sono un po' più lenti e quindi ci si perde un po' via e poi ci si rende conto che c'è il ritardo di un'ora o due, oppure con tanto anticipo. C'è chi usa il canovaccio anche inumidito? Inumidito, sì. Allora, sì, per gli impasti un po' più duri è una buona soluzione. Qui c'è talmente tanta acqua che alla fine non è necessario. No, non succede niente, perché comunque sempre con quel gergo da panettieri che sono le percentuali, c'è il 70% di acqua sul peso di farina, quindi diciamo che di acqua ce n'è un bel po', è anche il motivo per cui è digeribile, quindi non serve poi stare lì con proprio troppa umidità ulteriore. Infatti ho usato la farina per lavorarla, proprio perché non è per niente secco come impasto. Adesso sicuramente non lo riuscite a vedere tutti, dopo quando lo inquadrano si è già molto molto più ammorbidito. Sì. Qui sì, adesso sì, ce lo dimentichiamo, non ti guardiamo più per 3-4 no, ore. No. Però. No, adesso lo copri anche così con una ciotola, cioè nel senso basta un attimo lasciargli un po' di spazio per respirare ai lieviti. Opelà, adesso non lo riusciamo più a togliere. No, scherzo, adesso lo lasciamo qua. Poi tra 10 minuti ci facciamo l'altra piega e io intanto volevo tagliare i pezzettini di questa. Se ci sono altre cose che non ho detto, chiedetele pure. Ah, e poi qui, scusate, c'è del lievito madre, perché ovviamente io panifico di più a lievito madre, quindi chi vuole un po' di lievito madre, abbiamo anche il pupo. È il petit cadeau che ogni anno ci porti. Sì. Adesso non ne abbiamo tante, mi sembra che le scatoline che abbiamo, sì, non eravamo molto preparati, sia stata nostra colpa. Sono circa meno di 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Quindi i primi 13 fortunati. Chiazzano la mano adesso. Ma questa cos'è, una domanda o chi li vuole? Beh, fate a coppie. Dai, ci proviamo, ci proviamo. Sì. Ok. Altre domande? Guarda come li incanti. Sì. Arriva, no, la palla subito. No, perché mi dispiace. No, dispiace più, molto anche a voglio noi. Più, che abbiamo dovuto... Voglio più chiarezza possibile, ecco, quindi... Ma non lo sappiamo che sei. Andiamo. Adesso vado a raccattare le domande, arrivo, vado a fare la soubrette. Vai. Allora, ti parlo dal pubblico. Ma come sei bella anche da qua. Ciao. Allora, tempi di cottura e gradi del forno. Ecco, vedi, tipo quelle cose che do per scontato, perché... Ma questo lo facciamo che apposta. Fatica, non scusate. Dire queste cose. Allora, assolutamente sì. I tempi di cottura dipendono un po' dalla potenza del forno, perché ovviamente ci sono forni casalinghi un po' più tosti e forni casalinghi un po' più blandi. La cosa che suggerisco è di mettere il forno alla temperatura più alta che può raggiungere, a vuoto intendo, per preriscaldarlo, infornare la focaccia e poi abbassarlo o lasciarlo in base al forno sui 240-250 gradi per circa 10 minuti per arrivare, diciamo, alla prima fase, quindi la cottura è quella liscia, senza olio, senza niente, e poi in base anche a tutto il resto degli ingredienti e a quanto piace cotta, perché c'è chi comunque piace un po' meno cotta, chi la vuole bella croccante e quant'altro, altri 10-12 minuti. E sì, purtroppo i forni di casa sono un po' diversi, quindi fra di loro intendo, quindi bisogna un attimo farsi un po' di esperienza, provarla 2-3 volte e poi ad una certa si capisce qual è il giusto incastro, temperatura, tempo, banalmente anche dove metterla nel forno. Io adesso
con l'esperienza del mio forno l'ho messa sotto, questo fornetto è abbastanza potente quindi sarà ben cotta sotto. Questo è il fornetto che di solito ci dà da mangiare in pausa pranzo a noi di Martelli Branzi. Ma non abbiamo una piccola pausa pranzo, quindi vogliamo una cosa strong che nell'arco di 2 secondi ci cucini tutto. E quindi magari la seconda focaccia adesso l'ho infornata in un ripiano più alto, quindi è anche proprio la posizione del forno, meglio non ventilato, quindi meglio statico, magari se c'è la possibilità di fare calore sia sopra che sotto, va benissimo tutti e due, però sempre cotta, almeno nella prima fase, più nella parte bassa del forno, perché ovviamente il calore deve arrivare molto da sotto. Pensate a tutti i forni da pizza professionali, si mette direttamente la pizza, la focaccia sopra la superficie del forno, quindi dobbiamo più o meno simulare quella situazione. Non le voglio sovrapporre, quindi farò 2 giri eventualmente, li lascio qua questi intanto. Il mulino ha colpito? Sì, è bellissimo. Noi lo usiamo tanto. Una gentile signora mi ha chiesto, allora noi abbiamo usato qui i chicchi, cioè noi, tu hai usato i chicchi di grano italiano. Sì, esatto. Mi chiedeva se c'erano degli altri chicchi che eventualmente potevano essere utilizzati per fare questo tipo di preparazione. Assolutamente, allora noi in laboratorio usiamo i chicchi di segale per fare il pane di segale, i chicchi sempre di grano saraceno, che è molto buono quando si trova ancora non decorticato, quindi con proprio tutta la sua crusca. Tutti, in realtà si può macinare tutto, anche il riso per farsi il budino di riso, cioè nel senso, poi diventa veramente che qualsiasi cereale e legume, perché si possono macinare anche i legumi. Le uniche cose che non si possono macinare sono le semi o altri ingredienti oleosi, certo. Cioè troppo, tipo certo. I semi di lino, perché ovviamente fanno tutta l'amalgama e quindi alla fine impastate mentre macinate, quindi si rovina il mulino, perché poi comunque è a pietra, dentro ci sono le due pietre, si vede un po' qua. Sì, un pochino sì, dopo qua per chi non lo vede. Quindi ci alla sono fine anche... si possono macinare, cioè tutti i cereali e veramente anche i ceci, con un po' di pazienza, si possono macinare, si fa una farinata con una parte di ceci freschi. E poi decidi tu fondamentalmente che tipo di granulometria, cioè granulometria, sì, di finezza vuoi ottenere. Esatto, più grosso è, più sembra quasi un grano spezzato, quindi ci sono anche poi utilizzi diversi, non solo per gli impasti, ma proprio anche cucina vera e propria, cioè che ne so, uno vuole fare la pastiera, si spacca un po' il grano e si fa la pastiera in casa, quindi a me piace molto come strumento. E tra l'altro è piccolo, quindi non è che occupa tanto posto. L'unica cosa è un pelo lento, ovviamente, perché macina piano piano, e quindi tendono le macine, le due macine di pietra, a surriscaldarsi. Consiglio mettere i grani prima in frigorifero. Ok. Quindi partire dai grani belli freddi da frigorifero, in modo tale che prima di surriscaldarsi, ovviamente, passa un po' di tempo. Qualche minuto in più, esatto. Certo. E quindi anche lì ce la giochiamo con le temperature, anche nella macinazione. Voilà, vediamo cos'è successo. Abbiamo stappato lo champagne. Vero? Pronti? Allora, questa è la seconda. Io vado? Continuo? Vai. Ma sì, anche perché dai, abbiamo 5 minuti ancora, 5-6 minuti. Bene. Voilà. No, poi questa è una delle passate veramente più buone. Devo essere onesta che piace tanto. Poi a me piace bella rossa, nel senso che il pomodoro si senta, metterne di meno, di più, è tutto a gusto personale, cioè questa vuole essere una base, come dire, comoda, di una cosa che può far piacere fare nel tempo libero a casa e che fa divertire tutta la famiglia. Nulla vieta di farsene 15 diverse in base ai gusti di ogni familiare, insomma, non è che è solo un esempio, non volevo. No, questa era quella infarinata, ho sbagliato. Se vuoi dopo. No, ce l'ho, erano già due. Beh, gli ultimi 5 minuti. Dimmi. Ci sono le ultime domandissime. Sono tutti affamati. Non vedo l'ora che si sforni. È il lievito, allora iniziamo a fare il lievito. Io l'ho appena rinfrescato qui dietro prima, proprio per
fa sì che duri un po' prima di tornare a casa ed essere rinfrescato. Chi ce l'ha già o chi l'ha già usato sa come si usa, come si mantiene? Tutti timidi o siete nessuno? Tutti ignari allora di cosa significa quindi avere un lievito madre. Gli diamo l'appuntamento l'anno prossimo e chi riesce a mantenere vivo il lievito ha vinto la focaccia. Esatto, perché praticamente il lievito madre in realtà è un tamagotchi, cioè a tutti gli effetti vi portate a casa un universo di vite, perché ci sono miliardi di vite là dentro, che vi chiederanno ho fame, ho sete, voglio giocare, puliscimi, eccetera, eccetera, e ve lo dicono non con gli allarmi e le notifiche, ma guardandolo, perché ovviamente il lievito madre è vivo, ci sono dentro batteri lattici, acetici, omofermentanti, eterofermentanti, bla bla bla, tutti i lieviti, eccetera, eccetera, e hanno bisogno di mangiare e bere quanto facciamo noi. Mangiano farina e bevono acqua. In base a quanto cibo e acqua noi gli diamo, gli allunghiamo più o meno la sazietà. Quindi se gli diamo tanta acqua e farina, ovviamente ci chiederanno una volta al giorno di mangiare, se gliene diamo poca ce la chiedono tre volte. Se fa caldo, ovviamente il metabolismo è più veloce, quindi lo vogliono più spesso, eccetera, eccetera. Quindi inizia a essere un bel lavoro gestire... come sei già ammorbidita! Inizia a essere un secondo lavoro mantenere vivo un lievito madre. Ad esempio noi in laboratorio non abbiamo una routine fissa sempre. Questi due giorni la temperatura è calata, cambia completamente quando, come, dove rinfreschiamo il lievito, perché è comunque una cosa viva e quindi necessita di attenzioni. Quindi per quello l'alternativa al lievito di birra ogni tanto non è che sia proprio così male. Va, che bella. Questa l'ho fatta col basilico. Così. Ah, le olivette qua cosa hanno fatto? Le ho fatte io così? Le ho fatte cadere io? Ecco qua. Quindi chi se la sente nonostante questo di prendere il lievito madre? Ok, vedi le mani sono un po' scese. Tutti timorosi. Rispetto a prima, no, è bello però, dà soddisfazione averlo. Io ce l'ho da 9 anni ormai e non ce la faccio senza, me lo porto anche in vacanza. Ecco qua, yeah. E qua possiamo togliere le cipolle. Voilà. Con il cartuccino. Voilà. Diamo una piega, se ce la facciamo. Sì. Guarda. Per fare le pieghe, una volta finito l'impasto, conviene avere sempre le mani bagnate, in modo tale che l'impasto non si appiccichi alle nostre mani. Guardate già com'è cambiato rispetto a un quarto d'ora fa. Canetto. E quindi sono un po' più delicate queste, perché ovviamente la lievitazione è già partita e quindi noi non vogliamo rovinarla tirando troppo l'impasto, quindi semplicemente ripieghiamo su se stesso come se fosse, ecco, mi bagno le mani anche qua molto elegantemente. Come se fosse proprio una pagina di un libro da voltare, prendiamo da sotto, allunghiamo un po' e la pieghiamo. Quindi è molto più delicato adesso perché ovviamente sta già lievitando, quindi se noi andiamo ad essere incisivi come prima rischiamo di far fuoriuscire tutti i gas e rovinare la struttura dell'impasto, che è già bello, bello tenace. E la vista vede che comunque sta diventando più liscio, più estensibile, perché si riesce a tirare senza strapparlo ed è più consistente, quindi diciamo che sta andando tutto bene. Tutto bene, meno procede male. Tutto per il meglio. Perfetto. Yeah. Ah, il peso. Quanto più o meno di peso per la nostra leccarda? Ovviamente, perché i forni hanno dimensioni diverse, cotture diverse e anche dimensioni diverse. Quindi dipende da
dove la vogliamo cuocere. Possiamo volerla cuocere in una leccarda, cioè in uno stampo tondo, nella leccarda intera del forno, eccetera, eccetera. Quindi dipende più o meno quanto impasto e quanto alta la vogliamo, perché ovviamente dopo magari è troppo poca, la vogliamo tirare e diventa finissima, oppure tanta e diventa altissima. Quindi più o meno anche la proporzione di peso di impasto che andiamo per, chiamiamola, superficie. Oggi questa qui, per farvi un esempio, partendo dalla ricetta, quella che abbiamo dato di 500 grammi di farina, alla fine ne verrebbero due, perché questa praticamente è l'ho divisa in due metà, per questo stampo, che sono, se non ricordo male, tipo 40x30 centimetri. Quindi per una dimensione del genere ci vogliono circa 620-640 grammi di impasto. Quindi con questa dose se ne ricavano due, in modo tale da anche, come dire, avere qualcosa che si impasta sotto le mani, altrimenti impastare per una sarebbe proprio pochino, e poi una volta che si accende il forno, eccetera, eccetera, abbiamo anche un bel risultato, perché riusciamo a fare due focacce, quindi a dar da mangiare a un bel po' di persone. E appunto, ammesso e non concesso che questa cosa rimanga sulla tavola a lungo, volendo possiamo mangiarla anche tranquillamente il giorno dopo, assolutamente due sì, dopo, assolutamente eccetera. Sì, soprattutto se non si va troppo avanti con la cottura, e quindi diciamo, si può anche poi ririscaldare, ecco qua, queste sopra si sono bruciate, però dentro sono molto 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 morbide. E anche queste sono un'ottima alternativa se non si vogliono marinare, se si ha, ecco una pellicina, se si ha un po' di tempo in più rispetto a una marinatura così veloce con l'acidulato, e questo è un gusto, diciamo, un po' più cipolloso. Ovviamente è buona anche senza passata di pomodoro, quindi proprio solo bianca, focaccia di esatto. Cipolle bianca. Questo secondo me è il modo più bello per le cipolle bianche, che proprio si passano con tutta la tranquillità del mondo e diventano digeribili e dolci, perché sembra poi, cioè veramente in Liguria la pucciano nel cappuccino, che dici da provare, e poi invece quando la provi dici era così, come che... te ne sei con le Birkenstock e i calzini, che dici ma dove vai con le Birkenstock e i calzini, poi quando le provi la prima volta dici ma no, c'è un perché. È più o meno la stessa cosa, la stessa epifania. Benissimo, io ti ringrazio, ogni volta mi incanto a ascoltarti, a seguirti, a guardare le tue mani. Penso che adesso voi non l'avete vista da vicino, però penso che anche da lì sia stato un gran bello spettacolo. Io vi invito ad andarla a trovare a Milano, sì, finché c'è almeno. Tanto io, se tu sei una donna che due giorni dopo fai, sai, ciao bimbo, ti saluto, vado, mi sa che sarà necessario. Però via Ausonio è il micropanificio, in Vespri è il panificio diurno, sì, dove c'è la produzione adesso, ed eventualmente potete seguire sempre tramite la pagina Instagram delle Polveri, che così vedete anche magari i menù settimanali che propongono, e capitate bene durante l'arco della settimana nella giornata top di quel dolce o salato top. Esatto. Eventualmente comunque appunto potete seguirla lì, o Aurora ha scritto anche un libro, sì, che noi abbiamo qui, che ce l'ho qua di fianco a me, che è Come fare il pane fatto in casa, guida completa per panificatori casalinghi. È un libro molto comprensibile, nel senso che ha voluto rendere fruibile ai più. C'è anche la parte legata al lievito madre. Sì, quindi... tutte e due. Non ci sono tante ricette, proprio per la volontà di come dire, rendere liberi e libere tutti i panificatori e panificatrici casalinghe nel farsi la propria ricetta, avendo capito il perché di alcune cose, quindi quanto lievito mettere, quanta acqua, che tempistiche usare, eccetera eccetera, perché si conosce il perché delle cose, quindi come vanno avanti le fermentazioni, quali sono le tipologie di farine più adatte, eccetera eccetera, e quindi divertirsi anche a fare un po' i piccoli chimici in casa. Esatto. Quindi io rinnovo la gratitudine, è sempre un piacere.